saluto a tutti i nostri ascoltatori, buon 2022, bentornati qui sul Binario 1 per questa puntata numero 51, la prima appunto del 2022, e avremo con noi un ospite che è un gradito ritorno per parlare di un argomento molto interessante al quale dare, diciamo, la giusta attenzione. È un argomento che emerge dal 55esimo rapporto Censis, in una, diciamo, sezione particolare, quella in cui appunto emergono dati sorprendenti rispetto all'ingrossamento delle fila di tante persone che si avvicinano a complottismo e cospirazionismo, a teorie, diciamo, antiscientifiche, anche tra le più bizzarre e scioccanti, possiamo dire così. Parliamo da terrapiattisti a negazionisti del Covid, ricorsi al potere magico, tutte queste situazioni che appunto incrossano le fila di coloro preda del sonno fatuo della ragione, che è anche il titolo della nostra puntata, tratto appunto da una definizione data proprio dagli autori di questo report del Censis. E quindi saluto subito in studio qui Corrado De Dominicis, buon nuovo anno Corrado, diciamo un ospite a cui dare il bentornato anziché il benvenuto. Sì, ben trovati a tutti i nostri ascoltatori, si direbbe anno nuovo, vita nuova, speriamo anche in termini di ragione e di razionalità, lo diciamo. Speriamo, ce lo dirà il nostro ospite magari. Sì, e diamo il ben trovato al dottor Luigi Corvaglia, che è past president del CESAP, Centro Studi Abusi Psicologici, e membro del Consiglio di Amministrazione del Comitato Scientifico della FECRIS, che è la Federazione Europea dei Centri di Ricerca e di Informazione sul Settarismo. Ben trovato, ben arrivato sul Binario 1, buon nuovo anno. Bentornato. Salve, grazie a voi di avermi invitato nuovamente e buon anno a tutti. Grazie. E proprio a partire dal 55esimo rapporto Censis, che è già citato da Gian Nicola nell'introduzione alla puntata, e possiamo, partendo da questo, avere l'opportunità di parlare ancora con lei, in modo particolare partendo appunto da un tema, tra quelli appunto che ci hanno colpito di più e che si riferiscono all'esplosione di affiliazioni a teorie complottiste e cospirazioniste, anche tra le più bizzarre e scioccanti, onestamente. Ci parla un po', ci introduce, ci fa uno spaccato di quello che è venuto fuori in questo rapporto? Ah, sì, certo. Beh, dunque, i dati del Censis sono inquietanti, ma in realtà non sono così sorprendenti per chi, diciamo, teneva il polso della situazione. Perché questa è una marea che sta montando già da un decennio circa, che è esplosa definitivamente con la pandemia. Del resto non si tratta dell'emergere, insomma, di una fronda così dal nulla. Innanzitutto già ognuno di noi convivono logica ed errori dovuti a scorciatoie mentali che, insomma, ci fanno pensare e agire a volte in modo anche poco razionale, ma a livello sociale, diciamo, dall'illuminismo in poi, un'area, una bolla di irrazionalismo ha sempre convissuto con la razionalità occidentale, no? Per esempio l'antivaccinismo non nasce mica ora con il Covid, nasce con i vaccini. Gli oroscopi da sempre occupano una pagina importante sui nostri quotidiani. Semplicemente il nostro baricentro individuale e sociale era sempre nella logica aristotelica galileana, insomma, nella razionalità strumentale, nel principio di non contraddizione. Diciamo che il report Censis va a, diciamo, ufficializzare un qualcosa che già era conosciuto, sì. Però dando appunto una dimensione numerica ci fa rendere conto di più del fenomeno. Sì, ci fa rendere conto di più del fenomeno, e alcuni dati erano assolutamente attesi, altri assolutamente inaspettati. Io sono rimasto molto colpito dalla voce, dall'item: esiste una casta mondiale di potenti che controlla tutto, che è rappresentata con una media di oltre il 60%, che diventa addirittura il 73% fra le persone che hanno un titolo di studio più basso. Quindi non parliamo nemmeno più di un dato minoritario, addirittura di un dato maggioritario. Ovviamente quella voce poi andrebbe scomposta nelle varie sottoteorie, però è un dato che aggregato fa una certa impressione.
Cosa è successo? È successo qualcosa di interessante ultimamente, cioè che parte della popolazione in Italia e nel mondo, ma in Italia più che in altre parti del mondo, ha spostato il proprio baricentro dalla parte razionale a quella irrazionale. Che questo poi avvenga, curiosamente, proprio mentre si sposta anche il baricentro del mondo a livello economico-politico dall'Occidente all'Oriente, diciamo dall'Atlantico al Pacifico, è interessante, e lo faceva notare proprio il direttore del Censis, che ho ascoltato in una diretta un paio di settimane fa, no? Lui diceva che quello che è successo è che la razionalità occidentale ha tradito un patto. Cioè, nelle parole proprio del Censis, che parla di rendimenti decrescenti degli investimenti sociali. Cosa vuol dire? Che le aspettative legittime perché erano state proprio motivate dalla razionalità occidentale, dei soggetti, dei cittadini, delle democrazie avanzate, cioè legate alla fede nella fede laica dell'idea del progresso economico, sociale e culturale, non sono state ben riposte. Le aspettative non sono state soddisfatte. Noi abbiamo... Sì. Finisci pure. No, diciamo che la razionalità occidentale, che ha permesso dello sviluppo, eccetera, eccetera, ci aveva promesso che gli investimenti avrebbero pagato, quindi investire sull'istruzione di un figlio avrebbe garantito a quel figlio un lavoro meglio pagato, l'ascensione sociale, eccetera, eccetera. Non è più così. La generazione dei giovani di oggi sarà la prima a vivere peggio di quella dei propri genitori, il welfare sta crollando, il progresso tecnologico ha creato problemi ecologici, cioè i nostri investimenti sul futuro rendono sempre di meno, in questo senso, i rendimenti decrescenti. Questo comporta uno stato emotivo anomico, cioè di mancanza di punti di riferimento, di norme, e questa disillusione nei confronti del progresso prodotto dalla razionalità coincide curiosamente con la fine della supremazia dell'Occidente, e la stessa pandemia può essere letta come un fallimento della razionalità. Prima, perché qualcuno... Prego. No, dico, noi abbiamo già parlato in generale nella puntata numero 24, abbiamo parlato di culti digitali. Sì. Bene, cioè, queste convinzioni che magari traggono appunto spunto da una frustrazione, da una delusione dei valori occidentali, come stava ben dicendo, secondo la sua esperienza, siamo davanti anche in questo caso a nuovi culti, magari con procedure di affiliazione diverse e nuove, ma comunque un vero e proprio settarismo, diciamo 3.0, che agisce a livello fideistico? Sì, assolutamente. Perché la supposta democrazia della rete non agisce mediante il controllo di un guru che coopta, diciamo, i suoi adepti in una setta, come è successo tradizionalmente, ma è un processo che in rete avviene in modo acefalo, che è come quello che guida gli stormi di uccelli, gli sciami delle api, insomma. Per questo io parlo di culti sciame o di movimenti caotici, no? Cioè, si tratta di fenomeni sociali di aggregazione spontanea che funziona con un alto coinvolgimento emotivo. In altri termini, non c'è qualcuno che impone la dottrina, il guru, ma l'invito è ad ognuno di fare la propria ricerca per confermare, disconfermare una illazione specifica su un dato complotto. Tu ci parlasti di realtà autopoietica. È una realtà autopoietica, certo, ed è quindi un meccanismo in cui l'individuo si sente protagonista perché è lui che fa la ricerca e che crea dipendenza. Quello che fa l'utente è quello di collegare i punti, no? Tracciare le linee fra i punti, ma il problema è che tutto è collegabile. Non solo, il digitale permette una possibilità di accesso a risorse e a punti che possono essere collegati virtualmente infinita, che possono quindi confortare qualunque tipo di illazione. Quindi questi movimenti acefali quindi mutano forma come gli stormi. E grazie alla pandemia, per esempio, QAnon, di cui abbiamo parlato nell'altra occasione, no? Sì. Ha cambiato forma e dimensione, inglobando tutte le teorie precedenti e quindi diventando una sorta di hub per cospirazioni che è perfettamente plastico e adattabile. E quindi sì. E
Allora, questo tipo di atteggiamento, no, che diciamo è un po' affidato all'irrazionalità e che mette in dubbio sicuramente ed osteggia la scienza, no? Quindi il dato anche scientifico, o a volte lo utilizza secondo, diciamo, appunto questa piegare organizzazione, no? Piegandola, questa organizzazione mentale che può tornare utile piegandola, appunto. E ci fa chiedere un po', diciamo, il perché ci si affidi a questa sorta di irrazionalità. In parte ci dicevi rispetto a movimenti emozionali sicuramente, ma se magari ci sono delle radici più profonde e se delle radici di questo atteggiamento non sono anche un po' da trovare in un'istruzione che forse ha delle lacune, se appunto nei media ci sono anche delle responsabilità, nella politica che non ha più quel ruolo anche diciamo direzionale, no? Di imprimere una direzione, di dare un'indicazione sul dove stiamo andando, sul dove andare. Certo, allora le motivazioni profonde, sì, questa disillusione che abbiamo detto, ma è un processo che in parte è inconscio, che sembra aver permeato, infiltrato parte della società, è forse la parte che vive di più l'incertezza, no? Quindi la paura, lo sgomento, c'è una tendenza primitiva alla fuga dalla complessità, no? Questo prevede un'attivazione di strutture di funzionamento veramente primordiali, trovare per esempio risposte semplici a domande complesse, questo è il complottismo, no? Oppure soluzioni semplici a problemi complessi è il populismo. E diventa facile poi finire preda di idee confortanti, non scientifiche, perché? Perché spiegano il mondo, in modo semplice, meglio se lo fanno prendendo le distanze da quel pensiero occidentale che ha prodotto la loro disillusione, quindi l'olismo, le teorie energetiche, New Age, quindi dall'anomia all'armonia, ecco. In un certo potrebbe essere che non è più... diciamo l'opinione pubblica che va dietro la politica, ma è la politica stessa che va dietro l'opinione pubblica. La politica ha delle colpe enormi, visto che prima nella sua domanda accennava alla politica. Io ricordo che prima della pandemia c'erano alcuni politici che diciamo hanno contribuito notevolmente ad erodere la fiducia della gente nel progresso scientifico. Io ricordo un deputato, un onorevole che credeva alle sirene, ricordo delle interrogazioni parlamentari sulle scie chimiche, l'antivaccinismo prima ancora del vaccino Covid, addirittura qualcuno che ha riportato in auge i protocolli dei Savi di Sion, ed erano tutti quanti un unico partito, ma per non colpire quest'unico partito, diciamo che ci sono stati anche un paio di leader di un altro paio di partiti che hanno rinverdito la vecchia teoria della sostituzione etnica, per esempio. Quindi, ah, sì, sì. Quindi diciamo che il problema è un problema della mediocrità delle nostre elite degli ultimi decenni, eh? Anche il linguaggio, i termini usati, anche il linguaggio, certo. E chi conosce la psicologia sociale sa che l'appartenenza ad un gruppo, un partito, un movimento comporta l'identificazione per acquisizione, no, delle caratteristiche del gruppo. Quindi molti elettori che non avrebbero accettato quelle idee se non avessero votato quei politici poi diventano più vulnerabili ad acquisirle per adesione al gruppo. Ma guardate che l'elite in una società dell'informazione sono anche gli intellettuali televisivi. Certo. E per cui se c'è un noto psichiatra che parla di microchip sottocutanei che sponsorizza QAnon... sì, che magari si fa ritrarre in abiti, diciamo, da cerimonia sacerdotali, se abbiamo capito chi ci stai riferendo. Più che sacerdotale, diciamo, di vero e proprio patriarca. Beh, non dimentichiamo che c'è anche un altro prelato che è diventato una star su YouTube. Sì. Guarda, ne abbiamo parlato anche con il nostro arcivescovo, signor Valentinetti, in generale, che anche nella Chiesa ha posizioni contrastanti e quantomeno che lasciano quantomeno perplessi. Allora, dottor Corvaglia, un attimo, andiamo un attimo con la musica qui su Radio Speranza Blu. Noi abbiamo palleggiato tra il lei e il tu, rimaniamo sul tu perché fondamentalmente ci conosciamo, quindi... Certo.
Allora, dottor Covaglia, rimani con noi a tra poco, per continuare a parlare del nostro argomento di puntata. Adesso spazio alla musica su Radio Speranza in Blu. Ci sono i Franz Ferdinand, Take Me Out. In studio per continuare la nostra chiacchierata, interessantissima chiacchierata con il dottor Luigi Corvaglia, past president del CESAP e membro del consiglio di amministrazione del comitato scientifico della FECRIS. Luigi, andiamo adesso ad ascoltare una breve rubrica di un nostro inviato, un nostro operatore dai nostri servizi, che durante la settimana raccoglie un po' di informazioni e di umori da parte dei nostri volontari accolti. Vediamo un po' cosa ha da dirci per questa puntata. Peppino, ci sei? Il nostro sei collegato? Peppino, eccolo. Arriva. Un caro saluto a Gian Nicola e Corrado dall'Emporio di Montesilvano. Ciao! Il tema di questa settimana era complottismo e cospirazionismo. Qui all'Emporio ci siamo chiesti, in un'epoca di massima libertà di informazione, ci sia ancora il dilagare del complottismo e del cospirazionismo. Le teorie complottiste sono sempre esistite, ma sicuramente Internet ha accelerato la sua diffusione. Il ruolo predominante di questo scenario è la mente, che può distorcere in modo soggettivo le informazioni. Non ci dimentichiamo che in Italia l'analfabetismo funzionale è il più alto d'Europa. Ma nel nostro piccolo vediamo che la disuguaglianza culturale e sociale aumentano la disinformazione, che fa sempre più presa su soggetti emotivamente fragili, che sicuramente trovano sollievo e giustificazione in un certo tipo di credenze. E come sempre, pensavo peggio, la sua rubrica pensavo peggio. Allora, dottor Corvaglia, Luigi, sì. Hai sentito quello che ci ha riportato Peppino? Lui ovviamente prende spunto dalle chiacchiere che si fanno quotidianamente con i nostri accolti e volontari che prestano servizio, in questo caso presso l'Emporio della Solidarietà di Montesilvano. Ecco, una cosa che mi ha colpito molto è appunto questo far presa di disinformazione, di, diciamo pure il termine abusato, di fake news sulle menti più fragili, che magari tendono ad ascoltare non tanto il parere più autorevole, ma quello con la voce più alta, quello che grida di più, quello che riesce ad intaccare più fortemente le menti. Ecco, questo rappresenta un pericolo secondo te? Sì, rappresento un enorme pericolo. Intanto sono piacevolmente sorpreso di aver sentito Sweet Home Alabama di Leonard Skinner. Un grande cultore il nostro Peppino. Ah, beh, sono un grande cultore anch'io di tutto il Southern Rock. Detto ciò, sì, il rischio è enorme, perché quello che si ascolta non è in realtà il ragionamento logico,
ma si seguono alcuni principi. Prima parlavamo di personaggi in vita, addirittura con abiti d'alto prestigio, che in qualche modo attivano i principi di autorità, per cui noi diamo più risalto ad elementi periferici e superficiali più che al messaggio e alla logica interna, alla coerenza interna del messaggio. Questo su persone con, diciamo, meno strutturate, con meno strumenti, è uno strumento di manipolazione estremamente preoccupante. Anche e soprattutto perché, quando poi nel dibattito pubblico la posizione scientifica e quella antiscientifica vengono messe sullo stesso piano, insomma. Esattamente, prima si faceva accenno al ruolo dei media anche nel creare questa situazione, perché i media tradizionali non sono soltanto i social ad aver creato questo, perché vedete, se QAnon è sicuramente nato sui social, le teorie della cospirazione in gran parte nascono sui social, ma quando si ipertrofizzano, quando esplodono, i media tradizionali le raccolgono e quindi ne fanno, le presentano spesso in modo non appropriato. E il fatto che vengano presentate sempre secondo una logica politicamente corretta, in contraddittorio, per cui diciamo si passa all'opinione pubblica l'idea che si tratti realmente di due posizioni ugualmente legittime che si contendono qualcosa. Questa è una nozione falsa di democrazia, è quella di cui parlava Asimov, no? Per cui la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza, ma una posizione che non ha basi solide e che rappresenta una minoranza non può essere considerata in competizione con una che è evidence-based, è riconosciuta internazionalmente. Anche perché poi c'è anche un aspetto che è quello della realtà, che, come ci diceva anche Philip Dick, realtà è tutto ciò che non scompare quando smetti di crederci, insomma. Quando smetti di credere, esatto. Certo, è una delle più belle frasi di Dick, certo. Siamo in chiusura, sì. E ti ringraziamo per il tuo prezioso contributo, sempre molto preciso ed esaustivo nelle tue considerazioni e nel far capire a noi e ai nostri ascoltatori l'argomento di cui tentiamo appunto di porre in essere delle riflessioni. Quindi grazie ancora e buon lavoro per tutto. Grazie a voi, a risentirci. Siamo giunti alla conclusione di questa puntata numero 51. Da Gian Nicola D'Angelo, una risentirci la prossima settimana. Le conclusioni, come sempre, anche per il 2022, a te Corrado. Nulla ispira a un uomo tanti sospetti quanto il fatto di sapere poco. Francis Bacon. Grazie e alla prossima puntata di Binario 1, sempre qui su Radio Speranza in Blu.